innamorato della Terra Santa e della Terra Santa che vuol dire ebrei e palestinesi. Ma santo Dio, quando si parla, io c'ero poco tempo fa, adesso torneremo, vediamo. Ma si fa fatica a dire dialogo, amore, accordo, mamma mia, restarcela. Adesso immagino il punto focale, Gaza. È terribile. Dicono che quel che succede là è la madre di tutti, quello che succede in tutto il mondo. Quel che succede là a Gerusalemme è la madre, l'origine di quel che succede in tutto il mondo. Niente, non volevo aggiungere niente, volevo solo dire i problemi sono molto difficili da affrontare. Con questo ringrazio della bellissima meditazione. Se sono arrivato dopo è perché io ero a Marina e una settimana intera di visita pastorale ed ero a fare il mio lavoro. Voglio ringraziare Abba Orfeo Povero, si dice così, e la sua comunità che incontro spessissimo anche a Gerusalemme, no? Monte degli Ulivi. E adesso se c'è qualche altro intervento, io non volevo porre termine, potete intervenire ancora. Posso aggiungere una cosa? Sì, è importantissimo. Distinguere Israele mistero dal sionismo, per esempio. Non ho capito, distinguere mistero. Israele e sionismo. Ah, sì. Così è una distinzione radicale, radicale. Vi dico di più. Io ho frequentato per un anno e mezzo, di esperienza mia personale, una sinagoga di Mea Shearim. A Mea Shearim ci sono gli ebrei che sono venuti lì prima del 48. E per vicissitudini che non sto a raccontare, mi disse che non era bene, prima volta, per la seconda volta, di tornare dopo un anno e mezzo. A che io andai dal rabbino capo, lo incontrai. Lui mi chiese, lei è di quelli che adorano la croce? Dice, sì. Basta. Smise il discorso subito. Lei sa che il giorno dell'Atzmaut, dell'indipendenza, noi mettiamo su manifesto da morte, lutto, perché per noi l'Israele storico ha profanato coi carri armati Gerusalemme, per dirvi come dentro ad Israele ci sia una dialettica molto forte. E questa parte, è una minoranza assoluta, non partecipava mai alla guerra. Quando ero lì nel 72, con la guerra da tutte le parti, passava in mezzo alle strade minate, ai carri armati perché andare a Gerusalemme. Per fortuna che Re Hussein non attaccò di là, perché eravamo a Gerico con Tondo Setti, proprio eravamo nella padella se bombardavano di qua e di là. Ecco. Alla sera coprì fuoco. Questi qui mi chiedevano al sabato, non potendo avere notizie, cosa stava succedendo. Ecco, per dirvi allora che occorre avere molto chiaro a monte, ecco, una visione prettamente, diciamo così, sionista, da quello che è invece la realtà e il mistero di Israele. Perché altrimenti, appunto, come diceva l'arcivescovo, da una parte o dall'altra si sbanda. Insomma, ecco. Posso dire una cosa? Noi, per esempio, quando qui ci sono diversi scolari, no? Con noi quando si fa la scuola, c'è. E veramente, per esempio, siamo nel monastero della scuola dell'età Jordani, ma era un monastero. Domenicano per tanti anni, quindi c'è stata la preghiera per tanti anni. Allora noi quando traduciamo, siamo fuori dal mondo, anche se abbiamo letto, visto la televisione, delle cose drammatiche, terribili, però sulla parola, perché la parola è divina e ti trasporta, questo è quello che voi dicevate, dobbiamo elevarci. Allora, per un'ora e mezza che vola, perché quando arrivi in
Gabriella fa bussare. Oh, siamo nel mezzo della contemplazione, non esiste quello che c'è, tutte le problematiche. Sì che ci sono delle persone che dicono, ma io sono stanca morta tante volte, la Lenzi, una professoressa che insegna tantissimo e quindi molto altre, cioè io stessa, se mi voglio riposare, anche dalla sofferenza, ci sono tante sofferenze nella vita, ognuno sa il suo, e se mi voglio riposare, io non mi devo fare. E si crea, dopo, noi siamo un'isola spirituale in una città dove ci sono sofferenze di tutto. E quanto è importante creare dei momenti e delle situazioni spirituali che ti innalzano. E quando si fa Ezechiele, primo capitolo della gloria, effettivamente questa dall'esilio in cui siamo ci eleviamo alla risurrezione. Questo è. Allora bisogna fare, io credo che dobbiamo lavorare molto, come ha detto la professoressa prima, per la nostra conversione. Ma direi un cammino di fede, non mi piace la parola conversione, ha preso troppi altri significati. Un cammino di fede, noi dobbiamo camminare nella fede e nella carità, la verità. Quando noi si va a vedere cosa significa la parola, i nomi, il significato dei nomi. Se c'è qualcun altro che vuole essere, perché per la parte che parlo. Un salmo, grazie. 121. Aspetta che lo cerco. In latino il Papa Giovanni Paolo II di fronte al muro del pianto, quando andò per rispettare questa realtà, ecco, pur andando con la croce pettorale, quindi non togliendosi anche i segni cristiani, fu ammesso a pregare in un luogo prettamente ebraico e lesse il Salmo 121. Che è tra il 122. Felici i nostri piedi sono alle tue porte, Gerusalemme. Tutto unito anche qui. Lo vuoi leggere in ebraico? Canto delle salite di David, anche il titolo fa parte del testo. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città santa e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli, i miei amici, ti dirò su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio,